Non si sa che pensare, perché che questi qui che fanno queste cose lo facciano in pieno centro, non c'è più ritegno, ecco. Tra i residenti a Mortara prevale la rassegnazione dopo l'ultimo assalto al bancomat di Piazza Silvabella, una zona che era già finita nel mirino dei mesi scorsi per le cattive frequentazioni serali nella piazza, dove si assiste spesso anche a schiamazzi e litigi. Una situazione non ricollegabile direttamente all'assalto al bancomat, ma che certifica ancora una volta come ci sia un problema di sicurezza irrisolto a Mortara. Tra i cittadini che passavano per strada, vedendo pezzi ovunque per terra e strabuzzando gli occhi, c'è chi pensa che ormai la misura sia colma, dopo i numeri numerosi furti agli esercizi commerciali, alcuni dei quali colpiti anche più volte. Sono in tanti a dichiarare di non sentirsi più tutelati. Io abito qui a 50 metri di dietro, fortunatamente non abito qua, perché anche queste cose che fanno scoppiare i bancomat è anche preoccupante per i residenti, per la stabilità dei palazzi. È preoccupante questa sfacciataggine, questo non preoccuparsi di nulla, perché se dobbiamo cominciare noi cittadini a doversi assumere anche il discorso delle cose, non va bene. E poi succedono cose che non vanno bene. Non c'è da commentare, c'è da essere solo veramente sconvolti da quello che sta succedendo. Insomma, qui da vedere quello che sta succedendo. Non siamo neanche più tranquilli. Comunque, niente, una cosa disastrosa. Non andiamo bene assolutamente. Prevale insomma la rabbia anche tra chi a stento ha voluto commentare l'ultimo assalto al bancomat in Piazza Silvabella a Mortara. Torna sotto la lente di ingrandimento l'operato delle istituzioni locali. Ho sentito due botti e boh, i controlli, come fanno sempre i controlli lì a controllare? No? I ladri guardano chi controlla, per me non si può risolvere. Ma lì per il momento penserà ai sindaci, i guardie che girano e tutti quei problemi. Se loro girano 9, eccetera, che nessuno fa la guardia, e allora si cavoromba.